Con Gino Di Meglio, presidente dell'Assemblea degli Avvocati ad Ischia, una nuova tappa di questa lotta affinché arrivi la stabilizzazione. Avvocato Di Meglio, tuttavia è emerso forte che c'è sull'isola, abbiamo sentito un po' le tue parole, un aiuto solo sulla carta, cioè in qualche modo possiamo dire che ci stanno prendendo in giro. Ma è un aiuto solo sulla carta, perché in effetti, tranne alcune eccezioni, i magistrati che vengono a Ischia hanno fatto in questo periodo ben poco. Tranne qualche eccezione, devo dire, dove ci sono stati magistrati che hanno prodotto e hanno lavorato parecchio. Quindi diciamo che però è un'eccezione che non può mantenere in vita in maniera coerente e corretta un presidio giudiziario. Occorre che, oltre che sulla carta, ci sia un'effettiva concretezza da parte di chi viene ad Ischia a lavorare come magistrato. Noi oggi abbiamo registrato con piacere e con onore, diciamo, la presenza del Consiglio dell'Ordine, la persona anche del nuovo Presidente del Consiglio dell'Ordine, il quale è un giovane collega, valoroso giovane collega, insieme al Consiglio dell'Ordine ci hanno garantito il massimo supporto per questa battaglia, da un lato di razionalizzare il lavoro nella sezione distaccata nell'immediato, dall'altro di confortarci e supportarci nella battaglia per la stabilizzazione del Tribunale, che è quella battaglia vera, importante per l'intera collettività isolana. Avete toccato anche dei punti tecnici della gestione della vita o della fruizione del servizio giustizia sull'isola. Il problema resta al civile, mi sembra di aver compreso. Sì, il penale in sostanza funziona abbastanza bene, abbiamo personale di cancelleria che lavora con zelo, con passione anche, devo dire. I magistrati nel penale svolgono bene il loro compito, il loro lavoro. L'aspetto problematico della sezione distaccata è rappresentato dal civile e dall'UNEP, cioè dagli ufficiali giudiziari. Sono due carenze incredibili, gravi, che condizionano il lavoro di tutti quanti noi avvocati, che ricordiamo siamo il cuscinetto tra l'utenza, cioè il cittadino che richiede giustizia, e il magistrato. I rinvii ingiustificati di anni e anni senza produrre nulla, naturalmente li subiamo noi avvocati, ma innanzitutto li subisce il cittadino, al quale noi non siamo in grado di dare risposte per una disfunzione che non dipende purtroppo da noi, ma che dipende da chi regge le sorti della sezione distaccata di Ischia.